Ciao a tutti, in questa puntata ci occupiamo di un accessorio inizialmente sottovalutato da chi si avvicina al mondo del videomaking, ma che risulta poi essenziale, il follow focus. Ciao a tutti, sono Giancarlo e vi ricordo di iscrivervi al canale se volete supportarlo e avere la possibilità di essere informati quando uscirà un nuovo contenuto. Attivate le notifiche mi raccomando. Cos'è follow focus? Un follow focus. Sostanzialmente è un meccanismo composto da un insieme di ingranaggi che serve per poter focheggiare, cioè mettere a fuoco, controllando tramite una manopola in modo molto più preciso, efficiente ed accurato la ghiera di messa a fuoco dell'obiettivo innestato sulla nostra camera. Nel cinema è azionato da un operatore chiamato Focus Puller, che ha il compito di regolare il fuoco nelle varie inquadrature. Ma non c'è eh, l'autofocus ormai così evoluto sulle camere? Nel cinema e nelle riprese serie, no. La messa a fuoco si fa manuale. Tant'è che obiettivi cine dai prezzi astronomici, come Zeiss, Cook, Panavision, sono solo manuali. Perché si fa manuale? Una macchina, per quanto adotti algoritmi evoluti, non è in grado di eh, comprendere le scelte di un regista e la messa a fuoco automatica non sa quale oggetto mettere a fuoco in quale momento, quando cambiare il punto di messa a fuoco e con quale velocità. Se si lavora con poca profondità di campo o si eseguono inquadrature complesse, un sistema automatico è spesso inaffidabile. Il focus puller non fa un lavoro che è meramente meccanico, ma è anche interpretativo, in base anche a quello che vede, quello che vede svolgersi davanti ai propri occhi. Inoltre, focheggiare toccando l'obiettivo, oltre ad essere scomodo, causa vibrazioni che si ripercuotono sulla ripresa. Le ghiere degli obiettivi inoltre spesso non sono fluide e precise. Se si utilizzano le lenticine, queste hanno delle ghiere più dure solitamente di quelle degli obiettivi fotografici e hanno una corsa più lunga, per cui diventa disagevole ruotarle a mano. Vediamo da quale parte è composto. La barra di fissaggio è dotata di due fori longitudinali che servono per montare il follow focus sui ROD. Sono delle aste cilindriche, dette anche binari o canne di un rig. Questi fori hanno un diametro di 15 mm. Quelli di misure superiori, 19 mm, sono più rari e fatti per lo più per grosse camere spesso in studio. Gli ingranaggi di moltiplica trasferiscono il movimento dalla manopola all'anello dell'obiettivo. Possono essere intercambiabili con diversi diametri per avere un fattore di moltiplicazione o demoltiplicazione della rotazione, un po' come avviene con il cambio delle biciclette, con corone e pignoni. I modelli più costosi hanno il meccanismo che collega gli ingranaggi alla ghiera dell'obiettivo molto robusti e adattabili facilmente a vari diametri degli obiettivi. La manopola è quella sulla quale agiremo per variare la focheggiatura e dovrebbe essere ampia e fluida. Il disco magnetico, però più riscrivibile, bianco montato sulla manopola serve per segnalare l'ampiezza dei movimenti di fuoco, segnandoci sopra i punti di fuoco prestabiliti. La maggior parte dei modelli sono forniti anche di fermi eh, A e B hard stops. L'anello per accoppiare l'obiettivo è una semplice fascetta dentata che serve ad accoppiare il movimento dell'anello di messa a fuoco con gli granaggi del follow focus. Questa è necessaria quando si montano su, sulla macchina obiettivi fotografici che non hanno come vicine un anello dentato apposito. Dopo un po' di ricerche mi sono orientato eh, verso questo qui. Il Fodga DP500 Mark III, successore del punto del Mark II. I punti di forza del Fodga quali sono? A mio giudizio, eh, una costruzione molto solida e quasi interamente in metallo, molto fluido e preciso e silenzioso, senza giochi. Che presentano invece alcuni modelli, devo dire, di fascia inferiore. La manopola, a differenza del modello precedente, è rivestita in gomma, favorendo un ottimo grip ed è abbastanza grande e si maneggia bene, favorendo una regolazione precisa, a differenza di quelle più piccole di altri modelli che sono più semplici da trasportare, meno ingombranti, ma eh, ruotare una ghiera più piccola non è così agevole e non restituisce movimenti così precisi come può fare una ghiera più grande. La barra di fissaggio è dotata di quick release, così è possibile installarlo e rimuoverlo velocemente senza dover smontare altri accessori eventualmente presenti nel rig, come per esempio io uso un matbox davanti o delle maniglie, quindi con il quick release posso montarlo e smontarlo senza dover smontare quello che ho inserito davanti. È dotato di un sistema AB Hard Stop per bloccare i punti di messa a fuoco. Immaginiamo di dover fare avanti e indietro col fuoco tra due soggetti che rimangono alla stessa distanza rispetto a noi, rispetto alla camera. Impostando i punti di stop A e B su questi due soggetti avremo la sicurezza di averli a fuoco muovendo la manopola fino a toccare i fermi. Supponiamo che vogliamo eh, mettere a fuoco alternativamente eh, due soggetti diversi che stanno appunto su piani eh, di fuoco diversi. Allora, mettiamo a fuoco prima il primo soggetto. Una volta che è messo a fuoco, andiamo a selezionare, a stringere il primo hard stop. In questa posizione abbiamo a fuoco il primo soggetto. Andiamo a cercare il fuoco sul secondo soggetto. Quando l'abbiamo trovato, fissiamo il secondo hard stop, quindi posizione A e posizione B. Ora, se noi ci muoviamo da A a B, avremo a fuoco prima il primo soggetto e poi il secondo. In questo modo, semplicemente e senza errori, possiamo mettere a fuoco i due soggetti, a patto appunto che questi non si muovano. Possiamo, se invece andiamo a mettere dei marker, segnare le posizioni, per esempio A, B, C, D, cioè quattro posizioni diverse, se abbiamo quattro soggetti, oppure abbiamo il soggetto che si sposta da una posizione A ad una posizione B, mettendo magari un segno per terra. Prendiamo tutti i punti di riferimento, li riportiamo qui e avremo un fuoco, eh, una messa a fuoco molto più attendibile e sicura col pennarello invece potremmo anche segnare altri marker, altri punti ulteriori di messa a fuoco. Gli art stop possono essere utili anche nel caso montassimo lenti fotografiche moderne che non hanno un fine corsa a differenza di quelle vecchie, tipo vintage e quindi raggiunto il fuoco all'infinito o il punto di messa a fuoco più vicino, la ghiera continua a girare, a ruotare anche se poi effettivamente eh, abbiamo raggiunto il fine corsa. Impostando gli hard stop su fine corsa, ravvicinata e all'infinito, sapremo sempre quando siamo arrivati e continuare a ruotare sarebbe per noi inutile. Gli hard stop sono rimovibili se non servono e l'indicatore che blocca gli hard stop è posizionato dove più lo desideriamo, cioè perché possiamo muoverlo come più ci aggrada. Il disco bianco è magnetico, vedete che... Si può levare e riattaccare facilmente perché è magnetico ed è sostituibile, quindi lo possiamo levare per pulirlo qualora mettessimo col pennarello dei marker e poi lo rimontiamo semplicemente. L'ingranaggio di trasmissione può essere montato da entrambi i lati nel caso uno sia mancino o preferisca montarlo dall'altro lato perché altri accessori come il matbox non ne permettono un uso agevole. Io per esempio in questo momento l'ho montato ehm, qui sulla destra perché nel rig sulla sinistra, pensando appunto di utilizzarlo a mano in modo molto veloce, ho montato eh, una maniglia. E quindi praticamente mi era disagevole averlo da questo lato. Inoltre può mh, andare a ortare alcuni matbox che sono un po' più grandi. Quindi, eh, a seconda dell'uso che dobbiamo fare, possiamo montarlo o a sinistra o a destra. Nella confezione troviamo anche tre rotelline dentate da 38 43 e 65 che possono essere sganciate e sostituite alternativamente. La diversa dimensione è utile quando vogliamo controllare la rotazione in modo più preciso, quando in lenti diverse e l'escursione della ghiera di messa a fuoco degli obiettivi è diversa. Per esempio su alcuni obiettivi può eh, capitare che con la rotellina standard per poter avere tutta l'escursione focale di una lente da vicino all'infinito dobbiamo ruotare la manopola del follow focus per più di un giro completo e questo potrebbe essere scomodo. In questo caso basta cambiare eh, la rotella dentata con quella più opportuna all'innesto standard eh, laterale da 12x12 mm per accessori come la speed crank in dotazione, la manopola un angolo a 90 gradi che generalmente viene usata quando dobbiamo fare un cambio veloce di fuoco da un punto A a un punto B, oppure eh, la whip, la frusta, per ruotare la manopola essendo più distanti azionata di solito eh, da un focus puller, da un'altra persona appunto che regola soltanto il fuoco mentre noi facciamo la ripresa. E a doppio rod, a differenza per esempio eh, del tilta, anche dello small rig che ha singolo rod, che risulta sì magari più facile da montare e smontare, ma è sicuramente a mio giudizio meno stabile. La rotella inferiore, serve per rendere più o meno dura la risposta della manopola in base anche alla durezza della ghiera dell'obiettivo. Nella confezione è inclusa anche una cinghia di trasmissione abbinata, regolabile per diametri da 46 a 110 mm. Consiglio però assolutamente i Seamless Follow Focus Gear che possono essere attaccati in modo semipermanente ai nostri obiettivi e garantiscono una superficie di contatto maggiore e più precisa. Esteticamente assolutamente migliori, e senza fronzoli che ostacolano i movimenti. Possono sì essere tagliati quelli più lunghi, ma poi perdono il, la loro mh, qualità di essere universali, adattabili a più obiettivi. Io ho preso quelli della Small Rig che stanno a circa 9 euro l'uno e dovrete prendere naturalmente uno per ogni obiettivo con diametro ghiera diverso. Un consiglio, se usate soprattutto obiettivi lunghi o pesanti, quando azionale la manopola può capitare che si imprima sull'obiettivo una spinta verso l'alto, verso l'alto, verso il basso, che fa alzare leggerissimamente l'obiettivo. Consiglio quindi in questi casi, utile anche per non far gravare il peso dell'obiettivo solo sulla baionetta della camera, un supporto universale per obiettivi. Come per esempio lo Smorrig 2681, dal costo di circa 29 euro, che si monta sui rod del ring e sostiene l'obiettivo. Il peso di questo Follow Focus eh, si aggira sui 357 grammi, e il costo sui 190 euro, che credo sia un prezzo giusto, adeguato alle prestazioni che offre questo Follow Focus. Alternative ce ne sono? Follow focus di fascia superiore come Harry, CROSTIEL o ZACUTO costano sicuramente di più, 700-800 euro a seconda dei modelli, parlando sempre di modelli comunque che abbiano un controllo manuale e non wireless, cioè senza fili. Nella fascia inferiore con un prezzo che si aggira intorno ai 110 euro abbiamo il TILTA e da poco si è aggiunto anche lo Small Rig a circa 90-100 euro. Il follow focus sul gimbal. Se si ha bisogno di utilizzare il follow focus su gimbal, conviene utilizzare quelli eh, progettati specificatamente per quel gimbal, quindi per esempio DJI o Zion Manfrotto, perché si integrano al meglio con il gimbal e possono essere comandati eh, agevolmente tramite le manopole del gimbal già presenti. E ricevono inoltre l'alimentazione direttamente collegandosi al gimbal. Se la ripresa è dinamica e abbiamo qualcuno che segue la messa a fuoco per noi, bisogna andare sul follow focus wireless, che comandano la rotazione della ghiera dell'obiettivo a distanza, naturalmente con la trasmissione wireless di quel che si sta riprendendo su un secondo monitor, tramite sistemi professionali per non avere poi un lag, cioè un ritardo nella trasmissione delle immagini, altrimenti la foceggiatura va a farsi benedire. Nei sistemi wireless la manopola e il motore eh, con gli ingranaggi è separata. Molto comodi, ma la parte del motore con gli ingranaggi, eh, appunto, che eh, comanda la rotazione della ghiera dell'obiettivo, deve essere di solito alimentata esternamente con batterie separate. Un esempio dal prezzo abbordabile è il Tilta Nucleus Nano, che sta sulle 290 euro. Un buon prodotto che però richiede alimentazione separata tramite D-Tap o USB, e che a volte sembra abbia un pochino di ritardo nella trasmissione del comando di rotazione. Sicuramente più performante è il modello superiore, il Nucleus M, che però supera i 1000 euro. Insomma, se si è un one-man band, eh, che fa tutto da solo, il follow focus è un accessorio che facilita sicuramente molto la vita, garantendo una messa a fuoco più precisa ed efficace. Ovviamente ritengo che in alcune occasioni, in ambito non professionale, si possa tranquillamente utilizzare il sistema autofocus delle nostre camere, qualora questo sia performante. In un videoclip, per esempio, in cui abbiamo le riprese del cantante che canta davanti a noi e non si necessita di cambi di fuoco, attivando il riconoscimento del fuoco sul viso, possiamo avere buoni risultati anche in scene abbastanza dinamiche. Spero di esservi stato utile, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare le notifiche così non perderete i prossimi video. Un like è ben gradito e fa sempre piacere, lasciate pure un commento se volete avere qualche info oppure raccontare la vostra esperienza con i follow focus. Per ora è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!